Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Quello di oggi è il terzo video della serie sul pantalone in cui vi mostrerò come modificare il cartamodello del pantalone base aggiungendo dettagli come tasche, zip, pieghe, pants, eccetera eccetera. Nel primo video della serie vi ho mostrato come realizzare il cartamodello del pantalone base secondo le vostre misure e nel secondo vi ho spiegato come sdiffettarlo facendo una tela di prova. Se ve li siete persi, vi consiglio di andarvi a vedere prima quelli e poi di tornare a questo video. Vi lascio il link ai vari video qui sotto in descrizione. Ci sarà poi un'ultima puntata di questa serie in cui cuciremo assieme il pantalone con il tessuto definitivo. Quindi se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così non ve lo perderete quando lo pubblicherò. Direi di non perdere altro tempo e inizio subito facendo un disegno di come voglio che sia il pantalone finale. Come fit lo vorrei straight, quindi un pantalone che scenda dritto sulla gamba, e come lunghezza lo vorrei che si appoggi sulla scarpa, quindi un po' più lungo del cartamodello base che avevo già preparato. Ero indecisa se farlo con il cinturino o senza, ma alla fine l'ho preferito senza, alzando però un po' la vita del pantalone. Quindi rispetto al cartamodello del pantalone base alzerò la vita su dritta di 5 cm. Pensavo di tenere le pants del dietro allungandole in su di 5 cm e davanti, anziché tenere le pants del cartamodello base del pantalone, ci farò due pieghe che fermerò con un'impuntura nei primi 5 cm in alto in vita, facendole aprire sotto. E voglio che queste pieghe non arrivino fino al fondo del pantalone, ma si fermino più o meno a livello del cavallo. Per la chiusura metterò una zip nascosta che arriverà fino su in cima. Metterò anche delle tasche laterali, non proprio sulla cucitura del fianco, ma leggermente oblique verso il centro davanti. Anche queste le fermerò nei primi 5 cm in vita con un'impuntura. Bene, direi che a livello di disegno ci siamo. Questo è il tessuto che ho scelto, è una gabardina di cotone, abbastanza leggero, ma non troppo, è un peso medio. È perfetto per la mezza stagione o anche di sera in estate. Come vedete è abbastanza fluido, ma non troppo, quindi non troppo cadente, ma neanche rigido. Quindi credo che sarà perfetto per il pantalone che andremo a fare. Mi sono ricopiata su cartone il mio cartamodello del pantalone base sulle mie misure, in modo da renderlo più resistente dato che sarà un cartamodello che userò spesso. E quello che andremo a fare durante questo video è modificare queste basi, quindi per poterle modificare per prima cosa me le ricopio su carta normale. Prima di ricopiarlo preferisco segnare il dritto filo sulla carta tirando una linea dritta. Poi allineo il dritto filo del cartamodello base su quello che ho appena segnato sulla carta. Ok, iniziamo. Io partirei prima di tutto dal davanti, trasformando le pants in pieghe. Queste pants erano veramente molto strette, quindi ora che voglio fare delle pieghe che si vedano, è necessario che abbiano un po' di profondità e quindi per trasformare le pants in pieghe devo farle più larghe. Ho pensato di fare la prima larga 4 cm e la seconda larga 3 cm. È un po' arbitrario, potete farle anche più larghe, dipende da quanto volume volete nella parte alta del pantalone. Più larga è la piega e più volume di stoffa ci sarà. Per fare le pieghe nel cartamodello devo aggiungere del volume che va dentro alla piega aggiungendo carta. Quindi prima di tutto devo capire dove voglio che la piega finisca. Nel mio caso voglio che la prima piega arrivi poco sotto al cavallo, mentre la seconda la faccio 10 cm più corta. Dopo aver segnato dove arrivano le pieghe, taglio la carta dalla vita fino ai punti segnati, taglio anche poi fino al fianco e aggiungo in mezzo la carta necessaria per arrivare al volume che vogliamo. Per aggiungere il volume della prima piega mi posiziono a metà della prima pants e tiro in giù una linea verticale fino al punto dove vogliamo che finisca la piega. Bene, la prima piega voglio farla scendere fino a 1,5 cm sotto al cavallo, quindi mi tiro una linea orizzontale a questo livello. Quindi ora abbiamo questa linea verticale che devo tagliare e anche questa orizzontale che taglio fino al fianco. Dopo bisogna aprire questo pezzo così, verso in fuori, e aggiungere uno spicchio di carta qui e qui. Per aiutarmi taglio anche appena fuori dal fianco. Ora apriamo questo pezzo verso l'esterno finché questa apertura della prima piega non arriva a misurare 4 cm e riempiamo sotto con della carta.
questo era l'inizio della pence e ce lo teniamo come punto di inizio della piega e da lì misuriamo 4 cm. Qui vedete che si alza, ma poi tireremo via questo pezzetto perché dato che stiamo aggiungendo stoffa qui sotto, non c'è problema a togliere un pezzetto sopra. Mi metto in orizzontale sulla vita e conto 4 cm, che sono qui, e fisso con lo scotch. Precisamente io ho contato 4 cm dal vecchio punto di inizio della pence al vecchio punto di fine della pence, che era questo. Chiudiamo momentaneamente la piega con un po' di scotch per vedere come sta. Intanto ridisegniamo questo pezzetto della vita tra le due pieghe, in pratica riportiamo sotto la vecchia linea della vita, un po' curva, in modo che salga leggermente verso il fianco. Ora disegno la seconda piega e tra le due pieghe tengo la stessa distanza che c'era prima tra le due pence, che era 3,5 cm nel mio caso. E ora rifacciamo lo stesso lavoro di prima. Nel centro della vecchia pence tiro giù una linea verticale che faccio arrivare circa 10 cm sopra il cavallo. Sono scesa di 13 cm dalla vita, ho segnato il punto e da qui ho tirato un'altra linea orizzontale verso il fianco. Ora tagliamo questa linea e questa, come prima, e inseriamo carta sotto. Apriamo fino a che la seconda piega sarà ampia 3 cm in vita. Come prima tengo come punti di inizio e fine della piega i vecchi punti di inizio e fine della pence. Ora devo sistemare la vita. Come vedete si è creato un bel gradino. Qui semplicemente mi riporto sotto la linea vecchia della vita che ho qua sopra. Apriamo le pieghe e controlliamo che la misura della vita davanti nuova sia lunga uguale alla vita davanti del nostro cartamodello base di partenza, dato che quello siamo sicuri che era corretto. Mi risulta che la nuova vita sia 8 mm più lunga della vecchia vita. Potrei togliere la misura in eccesso dal fianco, però non mi piace tanto come soluzione perché questo genere di pantaloni con le pieghe di solito sono voluminosi nella parte alta e sul fianco vanno su dritti anziché seguire la curva del corpo in modo sagomato. Questo appunto perché serve volume dentro alle pieghe, quindi preferisco aggiungere il volume distribuendolo nelle varie pieghe. E aggiungo 2 mm per ogni lato di ogni piega. Adesso ci alziamo 5 cm in vita perché, come vi dicevo prima, mentre disegnavo vorrei che questo pantalone sia a vita alta. Per aggiungere la misura in vita è più veloce segnarla richiudendo prima le pieghe. Ora semplicemente ci segniamo da questa qui una linea 5 cm più alta. Anche nella nuova linea della vita segnatevi le pieghe, segnatevi con una freccia la direzione della piega e sottosegnate dove arriva la piega. Mi ero calcolata che per me il punto più stretto della pancia mi arriva a 3 cm sopra la vecchia linea della vita, quindi disegno il fianco sagomato e curvo fino a lì e nei 2 cm sopra vado su dritta. Raddrizzo un po' anche il fianco perché si sono create un sacco di ondine. Prima di riaprire le pieghe mi devo segnare il margine della vita di 1 cm, tenendo appunto le pieghe chiuse, così il margine viene della misura corretta. Facciamo ora la tasca. Non la faccio esattamente nel fianco, ma la faccio leggermente obliqua sul davanti e nei 5 cm in cima va su dritta anziché obliqua. Più o meno mi misuro quanto spazio serve per far entrare la mano. Io la faccio lunga 15 cm senza considerare i 5 cm in cima perché là la tasca sarà chiusa da una cucitura e nella vita rientro di 2,5 cm. Congiungo i due punti con linea dritta e nei 5 cm in cima vado su dritta. Richiudiamo le pieghe perché è più facile immaginarsi la forma del sacco tasca corretta. Il sacco tasca di solito ha una forma tipo questa. E ce la disegniamo direttamente nel cartamodello, così abbiamo un riferimento per disegnare i due pezzi aggiuntivi del sacco tasca. Ora prendo un altro pezzo di carta e mi disegno il primo dei due pezzi del sacco tasca, che segue questa linea, poi segue la linea obliqua della tasca e si ricongiunge sulla vita. Il secondo pezzo del sacco tasca da disegnare sarà uguale, ma comprenderà anche questi due pezzettini. Nella pratica poi il pezzo davanti e sopra del pantalone arriverà fino a qui al taglio della tasca, poi la tasca rientra e c'è il primo dei due pezzetti del sacco tasca e poi il sacco tasca si riunisce al fianco del pantalone tramite il secondo pezzettino del sacco tasca. Comunque tranquilli che quando lo cuciremo insieme nel prossimo video vi mostrerò com'è costruita la tasca e sarà tutto molto più chiaro. Questo primo pezzo lo chiamo sacco tasca 1 e il dritto filo lo disegno allineato all'apertura della tasca così che nel tempo non si deformerà.
Ora per fare il secondo pezzo mi ricopio questo primo cartamodello e a questo gli aggiungerò il pezzettino che manca. Lo rimetto esattamente sopra le linee del cartamodello e ricopio il pezzo rimanente sul fianco. E questo secondo pezzo lo chiamo sacco tasca 2. Passiamo ora alla zip. Nel centro davanti dobbiamo definire una tacca molto importante che varia in funzione della misura di zip che metteremo nel pantalone, lunghezza che quindi va decisa ora mentre si preparano i cartamodelli. Io qui in casa non ho ancora la zip definitiva che userò nel pantalone, ma ho vari campioni di zip di varie lunghezze, 18, 22 e 25, e provo a piazzarmele nel centro davanti per vedere quale lunghezza è la più giusta. Di solito la zip finisce appena prima della curva del cavallo, quindi quella da 25 è sicuramente lunga, e la scartiamo. Quella da 18 è un po' troppo corta, l'ideale sarebbe una da 20 nel mio caso, che però non sempre si trovano in commercio, quindi preferisco impostare tutto su quella da 22, così sono sicura di trovarla senza problemi in varie colorazioni. La tacca nel centro davanti va messa in prossimità della fine del gancetto della zip, 1-2 mm sotto. Però come posizionarla? Io essendo che la voglio far partire dalla cima del pantalone, la allineo su in cima stando attenta a lasciare 2 mm vuoti e a fare in modo che il gancetto superiore della zip inizi 2 mm sotto alla linea del cartamodello, perché poi ho necessità che la zip si ripieghi in giù quando va cucita. Per segnare la tacca quindi mi tengo 2 mm sotto dalla fine del gancio. Una precisazione, il centro davanti io lo lascio così, non aggiungo direttamente qua i pezzi della finta, ma li disegno a parte, quindi al centro davanti l'unica cosa che aggiungerò è il margine di cucitura dopo. Prima di disegnare i due pezzi della finta volevo farvi capire un po' com'è costruita la finta e dove vanno messi questi due pezzi. Questo era un mock-up che avevo fatto a scuola appunto per imparare a cucire questo tipo di zip, che è una zip normale, non invisibile e nascosta da un lato e impunturata poi da fuori. Questa è la chiusura che userò in questo pantalone, ma la farò senza cinturino, quindi la zip arriverà fino in cima. Il centro davanti arriva qui. Qui c'è un taglio e al centro davanti viene cucita dietro questa strisciolina di stoffa che è il primo pezzo che andremo a disegnare della finta e a cui si attacca un lato della zip. È uno strato singolo di stoffa e sul lato tondo la rifinirò con la taglia cuci. Poi per proteggere la pelle del corpo dai ganci della zip viene messo dietro alla zip un altro pezzo di stoffa, questa volta doppio, e arriva fino a qua giù. Questo è il lato in cui è tagliato in doppio e questi sono i due lati sciolti in cui rifinirò a tagliacuci. Ora andiamo a disegnare questi due pezzi e partiamo da quello singolo. La prima striscia la faccio larga 4 cm, ancora non considero i margini di cucitura. E per quanto riguarda la lunghezza, la facciamo lunga dalla cima alla tacca segnata prima più 3 cm. La mia lunghezza è di 26 cm, mi disegno il lato lungo di 26, poi mi discosto a lato di 4 cm. Su in cima il lato è dritto e il fondo lo disegno curvo. Quindi abbiamo fatto il pezzo qui sotto, lo potete riconoscere solo che gli mancano ancora i margini. Ora facciamo questo qui, che praticamente è doppio da qui a qui, quindi me lo specchio. Questo rispetto al pezzo di prima va fatto un centimetro più largo e su questi due pezzi vi mostro già come mettere i margini perché è più semplice specchiarlo con i margini già disegnati. Come nel campione farò la taglia cuci nella curva e sulla destra, sopra serve un centimetro di margine per bordare e qui invece la stoffa è in doppio. Dove c'è la taglia cuci invece non serve aggiungere il margine. Adesso lo pieghiamo lungo questa linea per specchiarlo e tagliamo poi lungo i bordi. E questo è il nostro pezzo finito. Per l'aletta singola aggiungiamo un centimetro sopra perché va bordato. Poi questa parte qui e la curva sotto sono rifinite a tagliacuci, quindi niente margine. E l'ultimo lato va cucito al centro davanti e quindi gli mettiamo un centimetro di margine. Ah, mi raccomando, in entrambi i pezzi il dritto filo va messo in verticale. Modifichiamo ora il dietro, che è molto più semplice del davanti. Nel cartamodello base avevo una pence e la voglio tenere. Mi riporto le due linee su dritte di 5 cm, perché nella parte alta le pence proseguono dritte. E poi mi alzo la vita di 5 cm come nel davanti. Nel centro dietro vado su dritta. E nel fianco salgo come nel davanti.
chiudiamo momentaneamente la pence e disegniamo il margine di un centimetro sopra la vita. Ora devo verificare che gli esterni gamba siano lunghi uguali tra davanti e dietro. Come mi aspettavo, il fianco del davanti è più corto del dietro perché prima siamo scesi sulla linea della vita più o meno di 3 cm, ma non c'è problema, aggiungo la misura mancante al fondo. Bene, ora che abbiamo riallineato le misure, a questo punto possiamo aggiungere i 5 cm in più che volevo aggiungere appunto per fare il pantalone più lungo. Per gli interni gamba, non mi ricordo se ve lo avevo già detto, ma di solito si cerca di lasciare l'interno gamba del dietro leggermente più corto dell'interno gamba del davanti, circa un mezzo centimetro. Ritraccio la linea corretta del fondo e da qui aggiungo la fascetta per allungare il pantalone. Dato che il fondo del davanti è abbastanza obliquo, ho pensato di aggiungere 4 cm sugli esterni gamba e 5 cm sugli interni. Tranquilli, anche se sembra storto, in realtà poi mettendo a fianco il davanti e il dietro l'uno all'altro, in realtà l'orlo poi è una linea dritta continua, quindi alla fine l'effetto finale sarà comunque quello di un orlo dritto. Manca un ultimo pezzo da preparare che è la paramontura, ossia quella fascia che va a rifinire la vita e la faccio alta 5 cm. Per farla dobbiamo in pratica mettere insieme questi tre pezzetti togliendo la parte delle pieghe, quindi me le chiudo e ricopio su un foglio a parte i tre pezzi uniti. Vi mostro anche come mettere i margini, il fondo lo rifinirò a tagliacucci, quindi non serve aggiungere il margine, poi aggiungo un centimetro sopra e su entrambi i lati. Per fare la paramontura del dietro il procedimento è lo stesso, chiudo la pence e copio i due pezzi in cima uniti. Anche qui rifinisco il sotto a tagliacucci e agli altri lati aggiungo un centimetro di margine. Bene, siamo alla parte finale e non resta che finire di mettere i margini a tutti i pezzi. Io di solito metto di default un centimetro di margine dappertutto, tranne che nei punti critici in cui per qualche motivo serve avere un margine più largo. Quindi ora per il cartamodello del davanti andrò ad aggiungere un centimetro nell'interno gamba, nell'esterno gamba e nella parte bassa del cavallo sotto alla tacca. Metterò invece un centimetro e mezzo nel cavallo sopra alla tacca per la zip e 4 cm nel fondo per fare l'orlo. Mi raccomando, qua il cartamodello del davanti arriva fino a questa linea. Questo pezzo invece non ci serve più per il cartamodello del davanti perché fa parte solo del pezzo del sacco tasca che c'è sotto. Per fare il margine dell'orlo mi segno i 4 cm sotto e piego lungo la linea di fine pantalone verso l'alto. Segno questa linea qui e poi taglio lungo la linea. Facendo così il margine sarà sagomato e quando lo rigirerò indentro seguirà le cuciture esterne e non avrà eccesso o mancanza di stoffa. In entrambi i pezzi del sacco tasca ho aggiunto un centimetro tutto attorno. E per il dietro ho aggiunto un centimetro di margine dappertutto, tranne che nel fondo dove ho messo 4 cm. Bene, il nostro cartamodello è finito. Come vi accennavo prima, ci sarà un ultimo video in cui vi mostrerò come tagliare la stoffa e come cucire il pantalone che abbiamo preparato oggi. Quindi se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella così non ve lo perderete. Un'ultima cosa, fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi piacerebbe vedere una serie simile a questa su un'altra tipologia di abbigliamento come per esempio il top oppure l'abito, in cui appunto vi mostro step by step come realizzare un capo completamente da zero e sulle vostre misure. Io spero che questo video vi sia stato utile, se sì lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!